Ciao, sono Elena e questo è la top 5 dei manga letti nel 2021. Prima volevo fare le premesse generali e poi quelle dolorose che riguardano questo video. Le premesse generali vi invito a mettere mi piace, ad accendere la campanellina per essere sempre aggiornati, a iscrivervi e a seguirmi su Instagram e commentare qua sotto. Le premesse doloranti sono quelle che riguardano appunto la top 5, che sono gusti personali e strettamente soggettivi. Per cui se non ci sono titoli che vi interessano o vi fanno schifo questi titoli, non commentare oppure tenete toni civili. Quest'anno è stato l'anno di un recupero di un'autrice in particolare, che è quella di Ai Yazawa, e al quinto posto non potevo non mettere Parasite Kiss dell'autrice e il seguito di Non sono un angelo, in cui si parla di Yukari, la protagonista, che viene invitata da questi ragazzi a fare da modella. Riuscirà a capire anche la sua strada e capire cosa vuole il Yukari, lo scopriremo leggendo Parasite Kiss, e mi è piaciuto un sacco perché i stilistiche che chiedono ai Yukari di fare la modella sono uno più strano dell'altro, in particolare sono i personaggi di Non sono un angelo. Diciamo che le tue opere si completano, ma si possono anche leggere tranquillamente separati. Mi è piaciuto, a parte per i soggetti strani, anche per gli argomenti che l'autrice riesce a infilare con tranquillità, come la personalità e Arete, che rientra nella categoria LGBTQ+, in una maniera semplicissima, che non dà fastidio ed è anche abbastanza coerente, anzi lo è. E mi ha fatto veramente appassionare ai suoi personaggi, mi sono affezionata e i disegni li conosciamo tutti perché sono quelli. Sono quelli di Nana. La Yazawa non è sperimenta nei disegni, a me piacciono un sacco, mi ricordano gli anni 90 e quindi lo dovevo per forza mettere. Alla quarta posizione c'è un titolo che conosciamo tutti e che ha fatto la storia del manga anche. Le rose di Vasalese di Yoko Ikeda per gli amici Lady Oscar. Credo che tutti sappiamo la trama di Lady Oscar, ma se non fosse così, pensare alla sigla italiana, la prima, così. Tutta la trama praticamente, infatti Lady Oscar verrà costretto a vivere come un maschio e entrerà a far parte della quadra reale di Maria Antonietta. È un manga storico, la rivoluzione francese, ed è bellissimo. Assolutamente bellissimo, io non avevo mai letto il manga, in realtà non ho mai visto neanche l'anime, ho visto qualche episodio sporadico su Italia 1, ma nulla di più, e mi ha sorpreso positivamente perché sapevo che mi sarebbe piaciuto, ma non così tanto. I disegni, secondo me, sono perfetti per il periodo e per la corte di Francia, perché sono tutti così dettagliati con melletti e fizzoli che dà molto che alla storia e al fascino di quel periodo, soprattutto alla ricchezza che
che hanno i ricchi e il popolo. Ti sento un manca storico, prende tutto, infatti, realmente attacca tutti. E quello più eclatante, secondo me, quello che a me piace un sacco, che mi ricordo meglio, è quando Maria Antonietta esce dal balcone e vede il popolo che soffre di fame. È stato gestito benissimo ogni parte della storia, un po' meno secondo me gli intrighi di palazzo, ma è proprio una trama piccolissima. Sono 5 volumi della nuova edizione J-Pop, che c'è anche il bozzo con il cancello che si apre, e in più ci sono i 3 spin-off 6, 7, 8, anche quello i singoli e col bozzo, e non so se ripeterò mai in spin-off perché so che non c'entrano molto con la figura di Lady Oscar, e devo dire che ve lo straconsiglio se non avete mai letto Oscar. Poi ti affeziona ai personaggi principali e ci rimani male come finisce. Credo che lo sappiamo tutti, ma non dico nulla per non fare spoiler. Al terzo posto, quindi siamo già al podio, abbiamo un manga che mi ha sorpreso tantissimo, che non avevo aspettativo, non avevo letto la trama, cosa che faccio spesso, e mi ha sorpreso così tanto che ancora non ci credo, perché è uno dei migliori manga del 2021, ma in generale, ed è diventato uno dei migliori manga shoujo che ho letto, e si tratta di Cuore ti menta, Wataru Yoshizumi, in 3 volumetti in questa versione della Planet, oppure si trovano facilmente anche quelli a sottotitoli, che se non sbaglio sono 12 volumi, una cosa del genere, ed è bellissimo, davvero non l'hai mai detto, e parla di questi due gemelli, un maschio e una femmina, che sono sempre stati insieme, ma un giorno la sorella decide di andare in una scuola diversa per stare insieme. Sono la fiamma, il fratello lo scopre e decide di seguirla. Il punto è che per entrare in questa scuola c'è solamente un posto ed è nel dormitorio femminile, e quindi il fratello è costretto a vestirsi da ragazza e nascondere la sua identità se vuole frequentare insieme alla sorella. È una semplicità assurda, ma mi ha fatto ridere, piangere e riflettere anche, e non me l'aspettavo proprio. Lo straconsiglio perché è tutto gestito in maniera perfetta. Anzi, l'unica cosa che non mi sta ancora giù è il finale, perché non è un finale, è quei tipici finali che ci sono, che dicono che sia un finale, ma tutti in che senso è un finale? Io voglio sapere, io ne voglio ancora. E quindi il finale è una brutta bestia per il manga, lo sappiamo, però i personaggi sono uno più belli dell'altro. E ci sono tutte quelle scenette imbarazzanti perché tutti pensano che il protagonista sia una ragazza, e invece non lo è. E mi ricordo che c'è una scena nei bagni che mi ha fatto spaccare da ridere. Cioè, l'attrice è riuscita a gestire questi temi, che comunque non è facile, in un modo semplicissimo, esattamente come in Parasite Kiss. È stato, io mi sorprendo perché è comunque un titolo vecchio, e quindi wow. Al secondo posto abbiamo un altro manga storico, ma va, non l'avevo mai letto, e beh, Nune di Tsutomu Takahashi, e anche qua
io sono andata a Ciuti Testa perché è ambientato nella seconda guerra mondiale e siamo nel periodo in cui Hitler è nella sua massima potenza, ha dei figli. Il nostro protagonista è incaricato a uccidere questi bambini perché non servono più praticamente. E l'aspetto storico è gestito benissimo. Parliamo dei disegni. Qui ci sono anche delle tavole colorate. A questo tratto marcato in tutte le tavole per segnare ancora di più la drammaticità del periodo, che è una cotuglia per gli occhi. Eccolo, qua in bianco e in nero. E non è un titolo facile, quindi non lo è per tutti. È violento, crudo e non risparmia niente l'autore. Lo mette proprio tutti in faccia, che è la guerra. Una scena particolare che non mi ricordo in quale volume sia, ma ce l'ho ancora impressa e ho il brivido ogni volta che ci penso. Sei volumi, la prima parte. A febbraio esce il 6.5 con il cofanetto, io lo prenderò. E in Giappone è in corso con la seconda parte. Io andrò avanti. In più, volevo solamente aggiungere che oltre alla parte storica c'è anche il genere fantascientifico. Secondo me è anche gestito benissimo oggettivamente. A me la fantascienza non piace, ma qui ci sta. Per il periodo in cui ci sono le grandi invenzioni militari, l'autore l'abbia inserito in modo coerente con tutto il resto. A molti non piace questa cosa, io lo sto apprezzando, ovviamente è molto più bello la parte storica che secondo me si verrà sempre più staccato da questo. Devo ancora leggere il stesso volume, questa intuizione è corretta o meno, ma credo di sì. È un titolo che ve lo suggerisco molto. Alla prima posizione che ha superato tutti questi c'è Tokyo Revengers di Ken Wakui. Ne ho già parlato nelle Kappa Anime 2021 perché quest'anno, oltre all'uscita del manga, è uscito anche l'anime, più o meno in contemporanea. Avevo qualche dubbio all'inizio, ma dopo aver letto il primo volume sono stata rapita da questa storia, dal protagonista Takemichi, che molti lo odiano, e che si ritrova nel passato della sua vita durante le medie, ha l'obiettivo di salvare la sua fidanzata dell'epoca. E per farlo entrerà nella gang di quartiere. Gang che si lottano tra di loro per potere. A me un sacco, davvero tanto. Il volume c'è un plot twist assurdo. È intuitivo, ma è stato gestito benissimo. I viaggi del tempo fatti bene. Il protagonista, potete odiarlo perché è debole, non sa minare e non lo saprà mai farlo, credo. Perché c'è tutta la storia che strascina gli altri. Se devo leggere il 9 e 10 il volume, cioè quasi impari. Tipico titolo in cui mi sono affezionata ai personaggi proprio. Più che alla storia in sé, questo mi ha regalato personaggi veramente belli, uno più bello dell'altro, che possono non piacere o meno. Ma più che vado avanti, più mi affeziono. Mi mancava avere una serie shonen che mi prendesse così tanto. L'ultima è stata Jujutsu Kaisen nel 2020. E sono veramente, veramente felice di averlo recuperato perché era in forse. E sono felice di aver azzeccato questo titolo. Non vedo l'ora di andare avanti a leggerlo. E io ve lo straconsiglio perché è un
dove si fa botte e ci sono i viaggi del tempo. Questa era la mia top 5 con generi abbastanza semplici tra di loro in realtà, ma anche diversi e sorprese, ma sono super contenta di aver recuperato. Fatemi sapere la vostra nei commenti e cosa ne pensate di questi titoli, se vi piacciono oppure non mi hanno detto nulla. Il video è finito e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!